Eccoci qui, ben ritrovate, ben ritrovati a tutti. Oggi rispondiamo ad un commento bellissimo. Perché? Perché riguarda anche me, sì. Qualcosa del passato mio c'è qui in questo video, in questo commento, precisiamo. Beh, intanto dimenticavo, buon tè delle 5 a tutti. Allora, chi scrive è Giorgia L. Le dice: ciao Fabio, volevo chiederti una cosa. In tutti i rituali che tu proponi bisogna usare le candele. Non è proprio verissimo, Giorgia. Ce n'è qualcuno in cui non è previsto, ma vabbè. Io sinceramente non amo tanto utilizzarle, perché una volta con candele e oli profumati ho rischiato di provocare un incendio. Ti chiedo quindi se c'è un altro modo in cui effettuare rituali senza candele. Allora, cara Giorgia, intanto ci sono rituali senza candele. Ora, dobbiamo girare qua e là tra i video per riconoscere quale rituale io ho indicato nello specifico. Però, ecco, ce ne stanno. È vero, per la maggiore sono quelli con le candele. Però, la domanda è, cosa fare se io personalmente, Giorgia, ho questa dinamica, cioè mi fa paura mettere la candela perché accadde un fatto dalle tali. Bene, e poi soprattutto, perché, ed è lì che voglio arrivare, perché sono arrivata ad avere questa paura? Lasciamo stare che cadde o non cadde la candela, perché niente, gioco di parole, accadde. E accadde nel passato. Allora, quando una persona ha una paura come questa di mettere le candele, sappiate che c'è un piccolo trucchetto. Il trucchetto consiste in: prendo una vera e propria candela, la fotografo accesa ovviamente con la parete bianca alle spalle e poi la stampo. E poi la posiziono di fianco o sopra al piattino, non devi fare altro. Certo, non c'è il discorso della verticalità, lì te la puoi studiare te con qualcosa che permette di far sì che questo foglio, questa fotografia rimanga in piedi. Perché? Perché l'inconscio non riesce a distinguere una candela vera da una candela, tra virgolette, non vera. Però diciamo che lo riusciamo un pochino a fregare al 70%, non proprio quindi del tutto. Però voglio arrivare al secondo punto. Ah, dimenticavo, anche a me, cara Giorgia, stavo per dire, accadde un fatto analogo. Insomma, io mi misi in azione per un rituale dove erano previste tante candele, credo 16 se non erro. Beh, insomma, sono cadute a domino, tan, mi bruciarono un foglio, tra l'altro un foglio non a caso, perché poi c'era tutto un collegamento, e un po' di paura ce l'ho avuta. Sono lì, è stato lì nei giorni a seguire a mettere a posto le cose, però insomma, alla fine basta un po' di accorgimento e alla fine si risolve tutto. Ma arriviamo al secondo punto, che è quello che ci tengo di più, cara Giorgia, cari tutti. Ebbene, io mi rivolgo adesso alla persona che mi sta guardando in generale, non Giorgia appunto, in generale tu che mi stai guardando. Se hai paura di un simbolo come il fuoco, come la candela, la domanda è: perché ho questa paura? Il fuoco, la candela, al di là della forma fallica in sé, ma il fuoco è associato, per quanto riguarda la simbologia, gli archetipi e tutto quel mondo, ha una questione sessuale molto spesso. Se ad esempio una persona in genealogia ha un antenato che ha sofferto perché ha tradito, e questo tradimento ad esempio fu scoperto e provò, oltre che un senso di colpa, anche fu buttato fuori dalla famiglia, perché anche per esempio rimase incinta, ecco un'altra delle specifiche ancora più estreme, incinta ragazzina, e quindi
una vergogna per la famiglia, fuori, insomma, quella parte che è la sfera sessuale, che è associata al fuoco, 15 il fuoco, 15 il sesso a titolo informativo, beh, può sviluppare il voler respingere proprio simbolicamente quel fuoco. Però, cara Giorgia, parlando di te, io non sto dicendo che tu hai il nonno che ha fatto una determinata cosa poco accettabile, no, molto spesso è un antenato di quinta, sesta generazione, cioè, quindi non ti riguarda con i parenti più stretti, se magari sei lì che te lo chiedi, perché di solito sono fatti, tra l'altro, che si sono presentati più volte. Ma basti pensare che il diavolo dei tarocchi in alcuni mazzi sotto ha delle fiamme, e non è un caso, quindi, e parla di sesso quella carta, ma parla anche di rabbia. Infatti, parlando sempre di numerologia, il fuoco, averne paura, dice, guarda che la rabbia genera ed è distruzione, e ipotizza che c'è stata della rabbia enorme in famiglia che ha creato un danno enorme, sproposizionato in una maniera incredibile. Tu cosa fai? Lo eviti che il fatto si ripeta. Ed è ovvio che, simbologia permettendo, visto che l'inconscio lavora attraverso i simboli, tu voglia respingere una cosa del genere. Ma immagina solo un'eredità spartita male, già quello può generare, per esempio, un problema legato alla rabbia, ma anche al guadagno attraverso il furto. Cioè, se qualcuno mi ha rubato o ha rubato attraverso l'eredità, io posso provare una rabbia immensa e unire denaro, guadagnarlo il denaro e la rabbia, sappiate che è una bomba, ma veramente una bomba per i discendenti, i quali avranno un rapporto difficile con il fuoco. Molto spesso portano gli occhiali da sole più di altri, nelle foto hanno sempre gli occhiali da sole, perché ci sono fatti del genere. E dirò di più, questo aumenta sempre di più in ragione di quante storie, diciamo, di padri morti c'è stata nella tua genealogia. Morte di papà, aborti, perché gli aborti sono degli esclusi. Se tu sei esclusa da un gruppo, tu che mi segui, sei arrabbiata. Ebbene, l'esclusione genera rabbia, genera simbolicamente del fuoco, e questo dovrebbe già essere sufficiente per comprendere che forse devi cominciare a prenderne consapevolezza, cioè guardare il fuoco senza farsi coinvolgere troppo dalla paura e accettarlo, avere un dialogo, cercare di posizionarlo in un modo che non faccia, tra virgolette, potenziali danni, perché tu temi che li possa fare, e ti capisco, può succedere. Quindi mettici la foto per intanto, che va bene comunque, hai un effetto leggermente minore, ma credimi, il risultato comunque è sempre buono. Non diventi questa un'abitudine, perché comunque è meglio, diciamo, utilizzare il simbolo originale. Per un po' va bene, ma non per sempre. Bene, ricordo intanto che chi desidera, sotto c'è un link, perché se mi fate delle domande ci sono dei dubbi e io sono qui per darvi una mano con un eventuale percorso a tu per tu con me. Un carissimo abbraccio dal vostro Fabio Nezzak, punto te delle 5.